L'universo è tutto ciò che possiamo toccare, sentire, rilevare. Comprende esseri viventi, pianeti, stelle, galassie, nubi di polvere, la luce e persino il tempo. Pensate che la parte osservabile dell'universo ha un diametro di circa 92 miliardi di anni luce. Un anno luce è l'unità utilizzata per misurare le distanze tra due corpi celesti nello spazio. L'universo comporta una serie di definizioni e concetti a volte incomprensibili, laddove la mente umana pone freni e limiti, laddove strano è un concetto per lo più umano. In questo video verranno presentate le 5 cose più strane dell'universo. Buona visione. L'antimateria, come intuibile dedurre dal suo nome, è l'esatto opposto della materia, ossia una materia con una versione opposta di se stessa. È costituita da antiparticelle, che corrispondono per massa alle particelle della materia ordinaria, ma con carica elettrica opposta. In parole povere, ad ogni particella corrisponde un'antiparticella e quando le due versioni opposte si annichilano a vicenda, entrando in collisione, la loro massa viene convertita in energia. Nel 1995 gli scienziati sono riusciti a produrre antiatomi di idrogeno, ma niente di più complesso. In più sembra che l'antimateria abbia vita breve e che non possa essere immagazzinata in quanto si annichilisce al primo contatto con la materia ordinaria. La NASA ha creato un motore ad antimateria, uno dei più potenti mai generati, in grado di produrre più energia di un motore a fissione nucleare. La materia oscura costituisce buona parte dell'universo, ma non può essere né vista né rilevata con le tecnologie attuali. La materia di cui siamo fatti noi, i pianeti e le galassie, rappresenta solo il 4,9% della materia dell'intero universo, mentre la materia oscura occupa il 26% dell'intero cosmo. Viene definita oscura perché non emette radiazione elettromagnetica, ma la sua esistenza è dimostrabile prendendo in considerazione le galassie, che esercitano una forza di attrazione gravitazionale più grande e più intensa di quella attribuibile alla sola materia visibile. Gli scienziati hanno scoperto che in tutto l'universo esistono dei piccoli buchi neri, persino nel nostro sistema solare. Ognuno di essi ha dimensioni come quelle di un nucleo atomico e sarebbero stati generati dal Big Bang. Seppur infinitamente piccoli, la loro presenza influenza lo spazio-tempo. Molti sono gli scienziati che ritengono che i mini buchi neri siano strettamente associati alla quinta dimensione. In fondo all'universo, nello spazio più remoto, c'è un cuore pulsante, la radiazione di fondo, detta anche radiazione cosmica di fondo. È il residuo dell'energia generata subito dopo la grande esplosione, il Big Bang. Fu scoperta per puro caso nel 1965 dagli scienziati Penzias e Wilson, che vinsero il premio Nobel. La radiazione di fondo è osservabile solo con un radiotelescopio, in quanto quello ottico non riesce a rivelarla. Pensate che i fasci di luce generati da questo lontanissimo fenomeno hanno viaggiato per miliardi di anni, superando galassie e ammasse di galassie, prima di raggiungere la nostra Terra. È un argomento abbastanza complesso e invito a chiunque fosse interessato di approfondirlo. Le galassie possono essere classificate in tre diversi tipi: ellittiche, a spirale e irregolari. La nostra galassia, ovvero la Via Lattea, è di tipo a spirale e uno dei suoi bracci è osservabile in alcuni periodi dell'anno in determinate zone del pianeta. Ma lo sapevate che esiste un fenomeno chiamato cannibalismo galattico? Questo fenomeno è dovuto alla collisione tra due galassie che per l'appunto collidono tra di loro inghiottendosi a vicenda ed evolvendosi in una nuova galassia. Andromeda, la galassia più vicina alla Via Lattea, è attualmente nelle mire cannibalesche dei suoi satelliti,
Persino la nostra galassia presenta dei residui di altre galassie cannibalizzate nel passato, prova inconfutabile dell'esistenza di un vero e proprio fenomeno denominato per l'appunto cannibalismo galattico. Spero che il video sia stato di tuo interesse. Se ti è piaciuto, lascia un like, facci sapere cosa ne pensi tramite un commento e se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Un saluto e alla prossima!